prima di passare alle domande relative alla partita di ognuno di voi, chi ha segnato? No, è una palla che l'hanno toccata, diciamo, in due o tre giocatori, compreso qualcuno anche di loro, quindi ma non so chi l'ha toccata per ultima, però è stato un sfiorare della palla un po' per tutti. Sì. L'importante è che il pallone è andato all'interno della porta, non ci interessa che ha fatto. Parliamo. Senti, però l'ha presa già quando era superata la linea. Non fa niente. Però l'importante è che gol lo danno a me adesso. Allora, la cosa straordinaria è avere uno dei più esperti della rosa e uno dei più giovani della rosa. Rosario, 90 minuti di fila dopo un po' di tempo per te, anche giocati a un buon livello, tu subentrato dalla panchina. Una partita che si è prospettata come l'aveva preparata mister Maiori in settimana, con la squadra avversaria che attacca alta, sempre in raddoppio sul portatore di palla, percussione centrale con le palle lunghe. Una squadra che ha snaturato il nostro modo di giocare, tutto sommato. Ma oggi è stata la classica partita preparata alla perfezione durante la settimana. Tutto quello che ci è stato detto, quello è stato visto oggi dal Faiano. Però quando sei pronto a bloccare tutte le loro energie positive, penso che tutto si facilita. Però era una battaglia soprattutto da vincerla, perché comunque sapevamo che qui il Sorrento non aveva vinto, e quindi vincere qui sarebbe stato un risultato più che positivo per noi. Piero, la prima delle ultime 15 battaglie questa, tu da giovane, però ormai nel giro della prima squadra, già dal girone d'andata, come la vivi questa situazione di due punti di distacco e nessuna delle due che sbaglia? Fortunatamente non sbaglia nemmeno il cittadino Cerro. Innanzitutto dobbiamo arrivare allo scontro diretto senza sbagliare niente, così casomai se loro non sbaglieranno niente avremo lo scontro diretto in casa, ed è una grande cosa giocare a Nocera, e non ho parola. Rosario, in un andamento di campionato così, quanto è importante anche l'apporto del pubblico, questa volta per l'ennesima volta tenuto fuori da questo stadio? Assolutamente, una piazza come la città di Nocera merita tanto rispetto, e credo che già in questa categoria è sprecato, quindi dare dei divieti e anche mancanza di spettacolo sia per le squadre che comunque giocano contro di noi, sia per noi stessi, e comunque ci stiamo a Nocera, anche perché ti ripeto, cioè, è un onore per tutti noi giocare a Nocera, perché sappiamo il pubblico quale emozioni ti può regalare. Poi sappiamo che il nostro pubblico sarà il nostro 12° uomo e sarà la nostra arma in più, quindi cercheremo di rendere vita difficile a tutti, perché vogliamo arrivare allo scontro diretto, che siamo quasi vicini, pronti a superarli, perché sappiamo che giocare a Nocera contro il Football Club sarà lo stadio pieno, e quindi per noi sarà una forza in più.